Ciao raga! Oggi abbiamo deciso di fare la fontana di cioccolato di Ma nuovo. Col ketchup? No dai Bubi, col ketchup, ancora insisti, io non voglio! È un esperimento! No dai! Ma sì, dai no, Katia, non ci mi piace il ketchup, ti prego! A me sì! Dai, dammi una mano, Katy. È divertente. Dai, abbiamo detto tutto. Che forse la facevamo col cioccolato di nuovo. E invece no. Cioè, sta insistendo spudoratamente nel farla col ketchup. Raga, a me il ketchup proprio non mi piace. Cioè, ma non puoi dire questa nel cosa. Nel senso, se ho fame, tanta fame, mi mangio qualsiasi cosa, non c'è problema. Però se posso evitarlo, evito, che mi faccio impazzire. Aspetta un attimo, prima di accenderla, se si rompe ora non ti arrabbi, giusto? Certo che mi arrabbio. No, tu mi hai promesso. Ok, ma anche tu lo stai mettendo. Allora, tu avevi detto. Siamo soci, no. Tu avevi detto che facevamo la fontana di cioccolato. Poi mi hai messo davanti il ketchup e io ti ho detto cosa vuoi fare? Non ti preoccupare, forse la facciamo col ketchup. Sì, e io ti ho calma. Detto, guarda che il ketchup non mi piace. E poi puoi intasare la macchina. No, no, non ti preoccupare. No, se si rompe, perché... tu mi hai dato la certezza che... Ok, ma è comunque sembra la stessa cosa del cioccolato fuso. Ora noi però non accenderemo anche il calore che c'è in questo piatto, perché quando si usa il cioccolato questo piatto si riscalda. Ma se lo facessimo con il ketchup si coagulerebbe tutto. Cosa? Ah niente, la riempiamo ancora un po'? E poi la accendiamo. No, basta, poi. Che schifo! Mi si è schizzato addosso! Un pochino. No, Katia, sui jeans. Poco. Ma Luca ce n'è già un casino, guarda! È come il cioccolato, no? Basta, no, è molto di più. Sono troppo schifata da questo odore, Bubi, schifata proprio. Oh, è ketchup, ok, in grosse quantità, ma è comunque ketchup. Raga. Cioè... Raga, ma prima di accendere questa macchina avete visto questa fantastica maglietta? Se volete prenderla anche voi, in descrizione abbiamo messo il link per accedere allo shop. Esatto, e potete prendere insieme alla nostra maglietta anche il nostro libro. Quindi due in uno, paura, 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 paura. Ok, calmati, che ti è tutta agitata. Dai, scusa, sono contenta. No, sto scherzando. Sto scherzando. Il nostro libro, la nostra maglietta. Poi scusa, tu fai sempre infatti, le marchettate potenti. Infatti. E io non posso esaltarmi. Okay. Comunque, l'accendo. Ma che idee ci vengono in mente? Funziona. Per ora. Cioè adesso lo sta smuovendo, sta uscendo un odore che... Io metto altro ketchup. Dovremmo forse iniziare con la nostra challenge ora. Io metto altro ketchup. No dai Luca, basta! Ok, spieghiamo un attimino il gioco. Come tutte le altre volte, praticamente ci sarà un cibo che si abbina perfettamente al ketchup, questa volta. E un cibo che non c'entra assolutamente niente, ok? Esatto. Quindi, alziamo subito. Aspetta, non vogliamo scambiare? No. Sei sicuro? No, me lo tengo io. Vado. 3 2 1 Sì! E vai! Busterino, busterino. Dai, io amo il booster, non è giusto. Dai. La banana no. Sono contento. No, no, raga. Perché l'apre al contrario? Perché si apre così, non si apre al contrario. No. Cioè, aspetta. Scusate, volevo dire, non si apre di qua, si apre di qua. Non vedi che c'è la linguetta? Di qua è giusto, no. E voi da che parte aprite la banana? Dalla parte giusta o quella sbagliata, insomma? Dove aveva fatto caso è quella sbagliata. Quella è quella giusta, smettila. Dai, assaggiamo? Dai, tu non vedi l'ora, io invece io no. Io sono schifato per lei. No, 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 no. Devi metterlo il ketchup, non fare la furba. Ah, oh, così. Mmm, è stupendo. Non ce la faccio, cioè Luca, almeno ti prego. Fa di banane e ketchup. Che schifo, sì. Mi tiri la maglietta, ma stai calma. Non mi affondare nemmeno le unghie sulla pelle.
Cosa vuoi? Katia, anche se ti giri ti vediamo tutti. No. Direi che non si sposa per niente. È andata bene. Mister Ketchup, ma stiamo scherzando. Schifo, raga. Andiamo avanti. Me la mangio. Katia, tu non puoi mangiare. Seconda manche. Sei pronto, pupi? 3 2 1 Allora, dovrei essere veramente molto felice per questa cosa. Patatine fritte. Vi spiego che cosa sono questi. Sono dei buonissimi biscotti che fa sua mamma ed è una fantastica ricetta con cornflakes, pezzi di cioccolato e noci. Beh, a te piacciono? Io li amo questi. Io non mangio biscotti, mangio solo questi. Cioè, sono una cosa incredibile. E poi io non mangio biscotti. Precarlid, col ketchup proprio mi viene da piangere. Cavolo, ma se me lo dicevi non pranzavo, cioè. E tu c'hai le patatine. No, io sto proprio mangiando benissimo. Booster, patatine, voilà. Oh, belle piene di ketchup, anche te, eh? È così, va bene, guarda, è pieno. No, aspetta. Sto scherzando, non è buonissimo. Dovrebbero metterlo nei fast food così, le fontane di cioccolato, di ketchup. No? Quello... Basta, smettilo, davanti a me. Guarda. Cosa ridi? Non lo so, sarà il ketchup. Vabbè. Mi dà la testa. Dai, vai, non vogliamo scambiare questa volta. C'ho paura. Ma perché questa fissa degli scambi? Perché non ho capito. È già la seconda volta che mi arriva il dolce. Se mi arriva anche la terza, io mi licenzio e me ne vado. Oh. Allora speriamo tutti quanti. Sto scherzando, sto scherzando. Vai, 3 1 Scherzavo, scherzavo. Mai fare una gara con Katia perché i punteggi sono tutti sballati. Faccio 3, 2, 1. È vero. Katia! Ah! Io ho le nuvole di drago che sono chips di gamberi. Ma scusate, questa che cos'è? Una mozzarella? Bubi, aspetta un attimo, ma io con cosa la mangio? Con cosa la mangio? Le mani. Ma che come? Una forchetta? Nelle pubblicità non fanno così, che prendono la mozzarella tutta no! filante. No, no, lo fanno cose posate. Ho capito, ma prendila come se fosse una merendina. Però deve essere buona comunque la mozzarella. Col ketchup. Guarda che mia sorella, questo è un aneddoto che vi racconto. Valentina Lattanzio, appunto mia sorella, ama mangiare la mozzarella col ketchup. E infatti la sgrido sempre e dico: Vale, come fai? Anche io lo dico sempre: Vale, come fai? Vale, guarda cosa è successo. Va bene, dai, assaggiamo. Beh, ma anche il mio non sarà buonissimo. Comunque sono cose col gambe. Cosa sono quelle? Le nuvole di drago. Ah. Che non sono patatine, sono... Nuvole di drago. Nuvole di drago. Vale, ora capirò che cosa provi tu ogni volta. Com'è? Non capisco. Beh, io l'ho assaggiata dal suo piatto e tutto sommato non è male. Perché se ci pensi, cioè... nella pizza che cosa c'è? Il formaggio. E poi c'è anche il pomodoro. E quindi è come mangiare la pizza senza l'impasto. Come ve l'avete venduta bene? Sì. No? Ce l'hai venduta. E invece mangiare queste chips di gamberi va a sparire il sapore di gamberetto. Non si sente proprio. Ah, zero proprio? È come metterli sopra una fetta biscottata. Buono. Tutta sporca. Ok, Bubi. Ci siamo di nuovo. Io mi sto saziando. Oltretutto ho pranzato anche un pochettino pesante, quindi. Sì. Alziamo? Alziamo, dai. 3, ormai sono proprio. 2, 1. Voilà! Ah! Perché? Meno male, ma meno male, però non so se è andata meglio a me, sinceramente. Beh, ma questo qua viene messo pure dentro ai panini con gli hamburger. Ma mettono quello sott'aceto, mica mettono questo. Ma cosa ne sai te?
sarà buono uguale. Ma poi quella buccia. E invece il mio sembra la rivolta della fontana di cioccolato praticamente. C'è qualcosa che non funziona. Vabbè, dai, assaggiamo. Ok. Assaggiamo. Quella buccia devo mangiare, ripeto. Ora farò una cosa che a molti darà fastidio. Darò un morso a questa tavoletta di cioccolato senza spezzarla con le mani. Così. Aspetta, che ce ne ho messo troppo, che schifo. Ok, ci sono. Non è male, dai. È mangiabile. Passiamo ad altro. Passiamo che è meglio. Oltre. 3, 2, 1. Meno male. Dai. La pizza, finalmente. Una cosa decente da mangiare insieme al ketchup. Insomma. Cioè, insomma, mica tanto. Cioè, so. Sembra. Cioè, non è che siamo all'estero. Beh, tu c'hai una ciambella dolce che forse è anche ripiena di qualcosa. Ma quanto è grande? È grande, no, raga, è grande quanto la mia faccia, guardate. Vabbè, anche la mia pizza. Ho capito, ma è una ciambella così grande. Io ho visto una persona che mangiava la pizza con il ketchup. Il nostro amico di infatti. Inglese. Ma loro lo fanno comunque. Certo che lo fanno. Ok, dai, testiamo questa cosa. Assaggiamo. Hai paura? Ma no, paura. Ormai devo farlo. Faccio l'uomo. Questo. Ah. Ma lì era, va bene. No. L'ha diventata per il ketchup. Cosa ci sta alla fine? Pomodoro. Questo è il mandorino. Immagino, così mi pare. Passiamo al prossimo piatto. Al prossimo piatto. Bene, Katia, siamo arrivati all'ultima portata. Mi stavo quasi abituando a dirla tutta. E quindi andiamo avanti tutto il giorno a mangiare. A quello ti stavi abituando. È quello che faccio io di solito, no? Alziamo. Vai. Tre. Non vuoi scambiare? Questa volta? L'ultimo? Non so, adesso ho un po' di ansia ancora. Io lo scambio. Lo scambiamo, dai. Scambiamo. Grazie. Andiamo, 3, 2, 1. Ecco, me la vediamo scambiare. Dai, no, il Presley. Dai, Luca. Non è valido. Perché l'abbiamo scambiati? Raga, cosa c'è? C'ho la briochina al cioccolato io, che schifo. Io sono felicissimo. No, non voglio. Dai. Beh, ma magari non sarà buono nemmeno questo. Comunque è super salato, guardate, questo qua è tutto sale, Quello lì sarà buono perché è salato, col salato ci sta bene. Questa qua è cioccolato dolce con un sacco di cose dolci dentro. Assaggiamo? Assaggiamo. Anche questo non è che è buonissimo. Non fa che male! Non mi toccare, che male che mi hai fatto! Nemmeno questo è buono! Non sapina questo! Non fatelo mai! Ma nemmeno con questo! Mi schifo! Va bene, raga, per fortuna! Siamo sopravvissuti a questa bellissima challenge! È finita! Hai visto che la macchina non si è rotta? Per ora, adesso ti voglio vedere a lavarla, anche perché io tutto questo ketchup non so proprio dove mettermelo, non lo userò mai, non lo mangerò mai, te lo mangi tu. Ora faccio le vaschette, ne teniamo una in frigo, una la do ai miei, una al Doc, una Lele, una Vale. Va bene, ci sto. Beh, bravo, dagli alla Vale che lei se li mangia con la mozzarella, vai. Se volete vedere un altro video in cui usiamo questo macchinario per fare la fontana di cioccolato e a questo giro la fontana di ketchup, con qualche altra sostanza, arriviamo! Non siamo affatto coordinati, Katia. Perché non ce la facciamo mai? Tu non ce la fai, io volevo dire di suggerirci altri ingredienti da mettere nella nostra fontana. E io volevo dire di arrivare a 60.000 like per
usare quell'ingrediente che voi scriverete. Così abbiamo unito un po' le due cose. Ok. Tutto preciso, hai visto? Tutto e vai. Mi raccomando, mettete like a questo video se vi è piaciuto, ovviamente, perché per noi è molto importante sapere la vostra opinione. Inoltre, cliccate qua sotto sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nostri video con una notifica. In ogni caso, se non dovesse arrivarvi la notifica, noi usciremo ogni sera con un nuovo video alle ore 21. Yeah! E quindi, raga, ci vediamo domani sera! Ciao! Ciao ragazzi, buona serata a tutti!